25.000 mi piace e diteci qua sotto nei commenti se siete del sud oppure del nord. Buongiorno raga. Che freddo, che sonno. Ragazzi, buongiorno. Per iniziare davvero bene la giornata, colazione col tè, tè e biscotti, ragazzi. Facciamo colazione, tè, i nostri biscotti. C'ho la felpa addosso perché, ragazzi, fa un freddo micidiale. Siamo anche in tempo, tra un'oretta e qualcosa dobbiamo anche uscire. Colazione è finita, ragazzi. Adesso ci prepariamo e usciamo. Outfit pesante, ragazzi, ovviamente, perché fuori sta diluviando e fa un freddo cane. Ovviamente prendiamo l'ombrello e usciamo. Nel frattempo, ragazzi, è arrivato anche Tati qui a casa mia. Allora, siamo usciti e ovviamente qui sta piovendo. Guardate che giornata grigia. Beh, non è una novità, ovviamente. Ok ragazzi, siamo usciti, come vedete siamo sotto l'ombrello perché fuori sta diluviando. Qua ci sono i ragazzuoli, ciao Harry. Bella, ciao. Ciao Dati. Bella. Adesso che dire, beh, andiamo a fare un po' di shopping, no? Comunque ragazzi, stiamo camminando qui per il centro. Come vedete non c'è troppa gente per strada perché appunto sono tutti al lavoro. Siamo arrivati, siamo qui alla Rinascente. Qua ragazzi si sale perché il reparto uomini è sopra per fare shopping, dai. Neanche il secondo piano va bene, ancora più su, esatto. Al terzo. Harry, trovato qualcosa che ti piace? Probabilmente sì. Harry, ma nel reparto donna devi fare un regalo a tua mamma. Scusate gli occhi sto colore qua, spacca veramente, raga. Ci sta? Vi piace? Raga, purtroppo non ho trovato niente che mi interessasse, quindi adesso proviamo a fare un altro giro in centro e appunto vado a vedere un altro negozietto. Raga, lì sull'angolo praticamente c'è il negozio a cui sono interessato. Entriamo e vediamo se riesco a portarmi a casa qualcosa senza farmi tirare sotto dal tram. Ecco qui, ho comprato, questo è un regalo di Natale, invece questo qui è una cosa per me. E niente, sapevo che dovevo spendere qualche soldo qua dentro. Sono le 11:11 qui da Napoli, buongiorno. Raga, purtroppo non avevamo niente da mangiare all'ufficio. Però andiamo in un posto speciale a fare colazione. Beh, diciamo che a casa non c'era niente, ma qua le cose non mancano di sicuro. Allora, eccoci qua, abbiamo preso. Abbiamo qui un babà che mangerò io. Una pastiera che mangerà mister. Sfogliatella riccia. Riccia. Cornetto a crema alla marena per Mirko. No, no, questa lo sai come andrebbe? A mammellata. E poi abbiamo, vabbè, un bicchiere di latte classico per me. E dei caffè da 6.000 calorie normali, dai. Beh, sono spuntino, dopo a pranzo si raggiunge. Apro io le danze di questa colazione. Ciao, la riccia. A voi il babbo del lavoro. Tanto ovviamente pasciere babà. Mamma mia, di classe. Sta colando. Ma le forchettine ci avevate però. A noi facciamo così. Siamo amorevoli con il cibo. Quanta roba, raga. Ma lasciateci in pace. Dobbiamo fare l'amore con il sapore. Giusto. Che orario di pranzo. Abbiamo fame. Siamo super affamati. Sono le 12. Che ore sono? Le 12:07. Quindi adesso entriamo a mangiare. Qui dove c'è la mucca, ragazzi, si mangia hamburger. Voglio, noi siamo qui in centro a Napoli. Guardate qua, piazza del Plebiscito, ragazzi. Che immensità. Comunque che sole, infatti 16 gradi. Questo tempo ci permette ora di fare una bella passeggiata. Giusto. Per smaltire la colazione, eh sì, dai. Quindi andiamo in giro. Oh, ma cosa c'è? Panini sono pronti? Eccoci qua, arrivati. Allora, ci abbiamo gli hamburger, le patate fatte così, che a me piacciono di più, sinceramente. E ovviamente io ho preso la mole cola, che sarebbe tipo una Coca-Cola, Harry? Sì, della mole. Solo qui a Torino, vero Tati? Ovvio, mole cola, la mole antonelliana. Ecco, quindi il mio panino, come vedete, è diverso dai classici fast food di qualità. Buono, cavolo. Allora, toma, un formato ben montese, penso. La toma ben montese, ovvio, raga. È buono. Cosa c'è invece? Come il suo, ma c'è pomodoro in più. Invece del mio, ragazzi, è come quello di Harry, più quello di Tati, che c'è il pomodoro in più, più l'insalata. Io sono quello che l'ha preso più completo di tutti quanti, esattamente, quindi let's go. È giunto il momento, ragazzi, di provare la mole cola. Tati, tu vabbè l'avrai già bevuta sicuramente. No. Veramente. Anche cioè, io voglio berne un po' dopo. Di Torino e non l'hai mai assaggiata. Non mi si crocca come la Coca-Cola? No. Già un pochino l'ho assaggiata, però. Allora, rispetto alla Coca-Cola, manca quel dolce in più della Coca, secondo me. Cioè, è un po' meno dolce della Coca-Cola. Però si avvicina molto. Sembra quasi tipo bitter cola. Però è bitter, è molto più amaro, eh. Però c'ha quella sprignola in più. Harry, assaggia tu. Assaggiare. Io sono abituato in questo periodo con la Coca-Cola zero, eh.
ha lo stesso gusto del ghiacciolo alla Coca-Cola, secondo me. Però non è male. Pensavo molto peggio. E dopo aver finito il pranzo, ragazzi, ovviamente che fai? Non te lo mangi un dolcino? Ok, raga, noi ci stiamo imbattendo per andare a mangiare, per fare il nostro pranzo quotidiano. Sono le 14:47. Tipico orario di pranzo napoletano, no? Solito orario. Beh, il sole sempre ci accompagna. Giusto. E andiamo in un ristorante. Ci ho fatto. Pure io. Finalmente, ragazzi, il dolce. Ho preso un muffin, una ciambellina e il frappuccino. Poi, ragazzi? Beh, io ho preso una ciambella. Tris di mini donuts e un bel tè caldo, sempre per il fatto che oggi ho un freddo cane. Come avete notato, ragazzi, siamo da Starbucks e abbiamo speso esattamente 18,70 euro per tutto questo ben di Dio. E per cominciare, si va sul leggero, una bella sizzuna, battipaglia. Vabbè, Anto, questa non è proprio una sizzuna, però, vabbè, dai, è una mozzarella di bufala. Vogliamo tagliarla? Eh sì, vediamo. Cacciolatte, guarda, cacciolatte. Cacciolatte. A ti piace il latte, qua quanto ne vuoi ce ne? Tieni a papà. Assaggia pure tu. Vai. Assaggio io. Andrei. Alla grande. Arrivati i piatti, quando hai preso? Gnocchi alla sorrentina della nostra terra. Io ho preso dei ravioli con salsa, pomodorini freschi, parmigiana e basilico. Caprese. Una caprese, giusto Antonio. E Mirko, visto che siamo a Napoli, ha preso una carbonara. A Roma è sempre centro-sud. Infatti, dai, comunque. E va bene, avremo le danze alto. Sul cielo. Come sono? Mi sa che è un raviolo e vi vale a 15 gnocchi. 15 gnocchi. Faccio la carbonara, lo passo la carbonara di Napoli. È buono, è buono. Come sempre, qua a Napoli, ma al sud in generale, non si può finire di mangiare senza fare la scarpetta. È un sacrilegio non farlo, Andri. Vado, vado, Anto. Ciao. Bella. Io. Anche tu? Ok. Ah, però con le mani si fanno con la forchetta, ovvio. E dopo un pranzo ovviamente c'è sempre il caffè. Qui a Napoli poi è tradizione del caffè tutta la giornata. Però l'abbiamo avuto solo uno. Quanto zucchero hai messo? Poco, poco. In teoria si dovrebbe prendere amaro qua, però un pochino dai. Anche io l'ho messo pochino, tanto anche. Sei in bustine? Sì, due bustine. Due bustine. E vediamo com'è. Forse c'è un altro po' di zucchero. Quindi qui ci rilassiamo. Com'è? Sì, dai, non è tanto amaro. Anche perché ci ho messo anche io due bustine di zucchero. Voglio arrivare. Però tu quando hai un po'. Camminare, mangiare, troppo sole, stanco. La vostra nordisti. Classico pomeriggio, ragazzi, si editano i video per il canale chiaramente. Come vedete sono le 5:30, sono qui con Tati che abbiamo appena finito di giocare alla PlayStation, ho appena spento la play e nel frattempo sto anche esportando un video. Ovviamente fuori pioveva e quindi questo pomeriggio non abbiamo potuto fare niente, finito di mangiare il dolcino, siamo appunto venuti a casa, abbiamo fatto ciò. E adesso che si stanno avvicinando le 17:18, ragazzi, è il momento dell'aperitivo. 6:20 circa, quindi un bel aperitivo ci sta. Per forza. Possiamo, sì, ragazzi. Però siamo nella una delle piazze più grandi d'Europa. Dove siamo? Come si chiama, Tati? Vittorio. Previamente, come sempre, il nostro ombrello portate in mano perché il tempo qui abbiamo smesso di piovere praticamente quando siamo usciti, quindi fortunati. Beh, ragazzi, allora andiamo a ordinare, scusa. Ovviamente ci riempiamo i piattini per il nostro aperitivo. Ragazzi, sapete come si chiama a Venezia questi stuzzichini? No. Beh, ragazzi, questi sono i cicchetti. I cicchetti? I cicchetti. No, quelli sono gli shot. Ah, vabbè, sono i cicchetti. No, questi, insomma, i rompiti giuro. È arrivato il nostro aperitivo. Io ho preso lo spritz da buon Veneto. Tanti, cosa hai preso? Il vino bianco. E il vino bianco, un'ombra di bianco e ho un'ombra... La Tassoni, un'ombra di sallo, Harry. Un'ombra dei Tassoni. Vabbè, direi di dare inizio a questo nostro aperitivo. Vai, cina, raga. L'ora di cina si avvicina. Giusto. Ma prima della cena c'è l'aperitivo. Ma il nostro aperitivo, Anto, è differente. Aperitivo napoletano. Eccoci qua, allora abbiamo ben due frittatine e un crocchè. Altro che apericina. Stai zitto, tanto. Messaggio pure io. Ah, ma ve lo diciamo per sbiglio. Questo è la carne esagerata, quello sta buono. Prova, amico. Tieni. Oh, oh. Yeah, mi conferma. Comunque, sì, dai, si devo dare un buono a questa frittatina. 7:30, dai, ci sta qua. Assaggio il crocchè. Salame. Sì. Beh, di sì, ho prosciutto salame. Ma io la frittatina. Oh, è bella.
No, beh, quello si fa perché è di patata. Vabbè, capito che certo. Mirko piace la patata. Tieni Anto, vai a frittatina. Secondo me. Mirko, diamo l'ultimo morso sul crocchio della frittatina. Tutto. Adesso concludiamo in bellezza andando. Mangiare una cosa familiare. Ci vediamo dentro. Beh raga, direi che questo aperitivo è molto bello perché spritz e polenta. Vabbè, diciamo che la polenta la preferisco senza queste cose sopra. È un po' freddina. La ti assaggi anche te. Ma buona. Che buona sta polenta. Ci siamo ragazzi dopo l'aperitivo, il momento della cena. 19:33. Pronto a mangiare? Sì, sì. Aspettiamo, abbiamo per ora ordinato le bevande. Ci hanno portato un aperitivo di benvenuto. Aperitivo che abbiamo anche già fatto fuori. Quindi basta direi. Adesso niente, aspettiamo quello che abbiamo ordinato e ve lo facciamo vedere. Ragazzi, è arrivata la farinata. Io metto anche il pepe. Tu lo vuoi assaggiare col pepe? Ma fai tu Tati. Non metterlo in tutto magari, dai. Tipica Tati la farinata di? Pare che Ligure? Pare sì. A Torino. Ci sono arrivate le pizze. Eccole qua. Come vedete questa è una margherita e ovviamente non è ciccosa come quella del sud, ma è molto croccante. E comunque il basilico ce lo mettono sempre, però noi lo leviamo perché non siamo capre. Io invece ragazzi ho preso il tabisca alla bufala come Tatino. Tati non guarda neanche in camera perché non capisce più niente. È arrivata, si è incollata la mozzarella e quindi chiaramente deve iniziare a mangiare. Quindi ragazzi, buona cena. Come vedete siamo arrivati a metà. Anche io e Harry con questa passo la mia metà. Andiamo a fine. Siamo usciti, ecco qua lo scontrino. Abbiamo speso la bellezza di 45 euro, 3 pizze e una frenata più il bere ovviamente. E niente, adesso penso che andiamo a casa e andremo a dormire ragazzi. A Torino qui hanno messo anche i dog, che sarebbero praticamente i monopattini elettrici. Detto questo, Dati, andiamo a casa. Ciao. Eccole arrivate le nostre pizze. Eccole qua raga, 3 margherite alla grande, tutte e 3 Fuse Gamer. Raga, primo mosso di Legata 2. Vai, facciamoci in chin. Bella raga. Ciao Dati. Saluto a tutti voi. Ciao. Anche questa buonissima. Vabbè, ma che diciamo a qua? Parliamo. Tutto un altro senso qui a sud. Ultimo morso. Una grande pizza. Ci siamo saziati, penso. Dai. E questo è quello che abbiamo pagato. Caffè tattico, let's go. Mamma è caldissimo. Troppo. Con le 3C si dice a Napoli. Cosce. Niente ragazzi, sono le 22:17, sono anche caduto in monopattino e adesso si va a dormire. Ho messo il ghiaccio, il ginocchio che è tutto rosso ma non dovrebbe essere nulla di grave. Ghiaccio e via, buonanotte. Giornata davvero molto molto pesante, quindi detto questo regà, penso proprio di andarmene a letto e buonanotte. Adesso noi andiamo a dormire, sicuramente i nordisti saranno già dormendo, pezzo. Quindi dopo questa giornata diciamo stancante per noi è tutto. Mi raccomando, qua sotto i commenti diteci se siete del nord o del sud. Quindi ragazzi lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi a Riz e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!